sono Ante Domenico, imprenditore molisano, e oggi la prima festa dedicata, la giornata dedicata al pane e ai prodotti da forno qui a Jelsi. Come si è arrivati comunque ad istituire questa giornata anche in collaborazione, tra la collaborazione del comitato insieme al consiglio regionale? E ci è stato proposto, diciamo, dalla presenza del consiglio regionale di istituire qui a Jelsi la prima edizione della festa regionale del pane e dei prodotti da forno. E come membro del comitato festa del grano, comitato Sant'Anna, ci siamo attivati per creare in effetti questa collaborazione che è venuta fuori. C'è stata una grande sinergia, una grande organizzazione, e va, insomma, il nostro ringraziamento al presidente Micone che anche con questa festa dà luce alla nostra festa, alla festa del grano in sé per sé. Il grano e il pane, insomma, sono due elementi uniti tra di loro, e la festa del grano credo che sia, insomma, un grande appuntamento per una grande festa che da qui, insomma, parte da oggi per i prossimi anni nel nostro Molise. Una festa di convivialità, ma anche per promuovere quelli che sono i panificatori locali. Certamente, io sono uno di loro, anzi sono tornato proprio con le mani in pasta da qualche giorno. È la nostra festa dei panificatori, insomma, ci siamo sempre battuti a favore del pane e della tutela di alcuni, diciamo, tipologie di pani e di farine e prodotti. Oggi se ne è discusso, sono stati tanti i relatori, tanti amici panificatori che sono venuti diciamo a Jelsi a sentire, quindi a fare formazione e a dare poi informazioni, perché è proprio qui il segreto: quando c'è informazione e formazione, uno dà e riceve. Questo penso che sia la base di ogni cosa. Oggi c'è stato, quindi sono soddisfatto io, ma c'è soddisfazione da parte di tutti i colleghi panificatori. Una realtà, quella sua e della sua famiglia, che va avanti di generazione in generazione, quella dell'arte della panificazione, collegata anche con la tradizione e con la festa di Sant'Anna. Mio nonno il primo forno lo mise nel 67, quindi un po' di anni ne sono passati, insieme a mia madre che è la prima figlia e gli altri due fratelli. Infatti Cianciullo, insomma, è un nome, un marchio conosciuto, insomma, abbastanza nel Molise. Insieme a mia sorella abbiamo deciso di portare avanti, diciamo, il nome Cianciullo Maria Giuseppa, panetteria Cianciullo oggi, proprio perché ci sentiamo legati a questo mondo. Egidio Mauri, sindaco di Jelsi, prima giornata del pane nella pittoresca cornice di Jelsi, dove in questi giorni, a ridosso della festa di Sant'Anna, si vive una particolare atmosfera di spiritualità e tradizione. Questa manifestazione abbiamo avuto il piacere e l'orgoglio di ospitare per la prima volta, con l'attenta organizzazione del Presidente del Consiglio Micone. Ci ha fatto piacere perché noi in pratica un po' rivestiamo un po' come uno specchio della cultura del grano in tutto il Molise, insomma, quindi ci fa molto piacere. Una giornata, quella di oggi, di convivialità, che si è aperta con un convegno dedicato al grano, al pane, alla panificazione, all'arte della farina, quest'arte, che continua però con l'inaugurazione del Borgo del Pane.
Questa è una novità per Rielsi, basta vedere l'affluenza che c'è negli stand che cominciano a sfornare pizza. Ci sono stati degli interventi molto significativi, soprattutto per la riscoperta di alcuni tipi di grano che erano stati abbandonati, con una partecipazione di alcuni agricoltori veramente appassionata. Hanno fatto appassionare un po' tutti, a dire la verità. Quindi speriamo che poi abbia anche un seguito, sia nella possibilità di coltivare queste varietà anche in queste zone, e sia nell'utilizzazione commerciale, che potrebbe essere anche un punto di vantaggio per alcuni settori. Una festa, quella della giornata del pane, quest'anno per il primo anno che si è istituzionalizzata, non a caso il giorno prima della sfilata dei carri in onore di Sant'Anna. Sì, ripeto, è stata veramente una grande idea metterla nel contesto della festa di Sant'Anna, e soprattutto il giorno prima. Questo, ripeto, dobbiamo rendere grazie all'interesse del Consiglio regionale e, ripeto, ancora del Presidente del Consiglio, Micone, che mostra anche molta attenzione riguardo al nostro Paese, e ci fa piacere perché aveva partecipato anche alle fasi della mietitura, quindi se lei si ricorda pure, quindi ci fa, ecco, assoluto piacere. Quindi è tutto pronto per la sfilata in onore di Sant'Anna, la festa del grano? Domani mattina, molto presto, cominceranno a delinearsi i carri, che io non ho visto. Potevo vedere, ma non ho visto, perché piace vedere sempre all'ultimo momento quello che hanno creato. E tutti quanti aspettano con un po' di trepidazione. Stasera soprattutto per le previsioni meteorologiche, speriamo bene. Termina qui questa puntata di Viaggio in Molise. È possibile vedere la puntata sui nostri canali, attraverso anche i canali social, quindi Facebook e YouTube. E come sempre è possibile rivedere la puntata anche sul sito di telemolise.com. Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento al prossimo Viaggio in Molise.